È una patologia degenerativa dell'occhio che si manifesta tipicamente nell'adolescenza. Che cos'è esattamente il cheratocono? Il cheratocono è una malattia degenerativa della cornea, è geneticamente determinata, ma ha anche influenze ambientali e comportamentali, cioè esiste una debolezza strutturale di questo tessuto dell'occhio, su cui però anche dei comportamenti, per esempio lo stropicciarsi gli occhi e allergie, infiammazioni persistenti scatenano la malattia e ne favoriscono la progressione. Per cui colpisce elettivamente soggetti giovani, l'età di insorgenza è intorno ai 16-18 anni, ma esistono anche frequenti casi in cui l'insorgenza è molto prima, anche 7-10 anni, e poi progredisce fino intorno ai 35-40 anni. E purtroppo comporta un decadimento importante della qualità visiva di questi giovani. Per cui per riuscire a vedere meglio, in caso di progressioni estreme, bisogna effettuare un trapianto di cornea per recuperare appunto una visione accettabile dal punto di vista della qualità della vita. Per fortuna soltanto nei casi diciamo più severi si arriva al trapianto vero e proprio. Nel frattempo come possono vivere questi ragazzi, dalle lenti a contatto all'utilizzo di occhiali speciali? Dipende appunto dallo stadio e dal livello di progressione, perché ovviamente la loro visione non è mai una visione ottimale, si lamentano spesso di disturbi, soprattutto nella guida notturna, soprattutto quando studiano, la loro visione è una visione deformata, appunto aberrata, legata appunto alla forma, diciamo, conica che ha la loro cornea, e quindi si aiutano potendo con occhiali, ma mai in maniera così efficace. Allora lenti a contatto, che però spesso sono appunto rigide, sono particolarmente poco confortevoli, e infine ci sono anche delle procedure più diciamo invasive, come può essere l'impianto di anelli intrastromali, fino ad arrivare al trapianto di cornea. Per fortuna questa storia naturale, che appunto ha tediato questi giovani ormai da sempre, è stata rivoluzionata dall'introduzione di questa procedura che si chiama cross-linking, attraverso la quale riusciamo a cambiare la storia naturale di questa patologia, perché andiamo alla base, cioè irrobustiamo il tessuto e insegniamo anche ai pazienti a evitare certi comportamenti, controlliamo meglio le allergie, gli insegniamo a non stropicciarsi gli occhi, a non toccarsi eccessivamente, e in questo modo riusciamo a rallentare o addirittura a arrestare la progressione della patologia e a conservare una qualità di vista efficace per la loro vita. Fondamentale è la diagnosi precoce. Come oculisti a che età consigliate le prime visite? I bambini devono fare le classiche visite, cioè la devono fare alla nascita, le devono fare a 3 anni, prima dell'ingresso a scuola, e ovviamente se esiste un difetto visivo, questo va controllato con una periodicità che dipende dall'entità del difetto e anche dalla progressione. Tutte le volte che si apprezza un difetto che progredisce troppo, soprattutto un difetto astigmatico, un difetto miopico, bisogna intervenire, bisogna controllare. Della diagnosi precoce è fondamentale, e spesso una diagnosi precoce efficace è una diagnosi strumentale, perché non è nelle fasi iniziali facile diagnosticare clinicamente senza l'aiuto di strumenti questa patologia. Quindi tutte le volte che la condizione visiva del bambino non ci è chiara, è meglio fare un esame per approfondire e scoprire se c'è il cheratocono o meno.